Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Sono Daniele e sono l'unico che ti parla di dropshipping su marketplace come eBay, Amazon e di finanza personale basata sulla mia vera e reale esperienza. Oggi andiamo a parlare di dropshipping su eBay, su PayPal e ti blocca i soldi e su come fare per iniziare questo business se hai il problema di PayPal e ti blocca i soldi. Quindi resta qui. Innanzitutto avrete notato che sono mancato per un po' di tempo. In questo mese devo dire che non sono stato molto attivo su YouTube. Molti mi hanno dato per disperso, ho ricevuto molte email. Grazie a tutti voi che mi cercate, che vi sto a cuore, così almeno se dovessi scomparire ho chi mi cerca. A parte gli scherzi ragazzi, è stato un mese abbastanza impegnativo, sono successe molte cose e sto provando molte cose, sto avviando molti nuovi progetti che hanno e che richiedono molto tempo, per questo sono stato meno attivo. Spero di poter tornare all'attivo su YouTube già da questa settimana, portarvi molti contenuti. Sto facendo anche dei lavori in ufficio, quindi avete notato che sono in un'altra location. Questa location mi sa che già l'abbiamo usata per un paio di video in passato. Quindi è tutto qui. Poi tra l'altro in queste settimane ci sono stati molti eventi come Bitcoin che ha sfondato i 50.000 dollari, tante altre belle cose, quindi molti avranno festeggiato. Se non siete fra quelli che hanno festeggiato e avete perso questa opportunità, iscrivetevi al canale, così le prossime opportunità magari le saprete in tempo. Detto questo ragazzi, andiamo all'argomento di oggi: PayPal, eBay, dropshipping. Cosa fare? Allora, se voi avete iniziato a fare dropshipping su eBay o a vendere su eBay o a vendere in qualsiasi altro posto dove c'è PayPal, avrete notato che PayPal vi blocca il denaro. E forse sì, è l'argomento dove ricevo più richieste in assoluto, è l'argomento più richiesto anche nel canale, questo di PayPal, perché a quanto pare nessuno si addentra in questi discorsi, quindi sono felice di aiutarvi. Ci sono diversi motivi per cui PayPal blocca il denaro. Ho fatto diversi video, ve li lascio in descrizione nelle tab qua sopra, andatevi a guardare. E il motivo principale è che PayPal vi blocca il pagamento fino a quando non spedite la merce che arriva al cliente. Questo perché accade? Perché magari avete un account PayPal nuovo, magari siete nuovi clienti PayPal o semplicemente siete nuovi venditori, quindi non avete mai utilizzato PayPal per vendere. Quindi l'algoritmo di PayPal dice: ehi, aspetta un attimo, questo qui si è appena registrato, oppure questo qui ha solo comprato negli ultimi 4 anni e ora sta iniziando a vendere. Ora sta vendendo anche ai ticket. Fermo un attimo, sta succedendo? Forse questo coronavirus c'è in giro, questo ha bisogno di soldi e ci vuole truffare qualcuno. Allora facciamo una cosa: blocchiamo il pagamento fino a quando non spedisce la merce e risulta consegnata. Questo cosa significa? Che quando la merce sarà consegnata, PayPal vi sblocca il denaro. Se spedite senza tracking number, PayPal lo sblocca dopo 21 giorni. E qui nasce la domanda che spesso mi fate: ma io soldi, capitale non ne ho, come faccio io ad avere questo pagamento sbloccato prima? Oppure molti mi chiedono: posso aspettare di avere i soldi sbloccati e spedire la merce? Se hai consegna 2 mesi puoi farlo, visto che i soldi senza tracking number ve li sbloccano dopo 21 giorni. Se cercate dei trucchi, delle vie più veloci per sbloccare il denaro senza che spedite la merce, purtroppo ragazzi non ci sono. Perché? Perché è un blocco proprio per vedere se voi avete la merce, per vedere se voi la spedite, quindi non avrebbe senso avere una via alternativa per sbloccarla, cioè è la natura stessa, quindi non esiste questo discorso, dimentichiamocelo. Ma ora scambiamo anche 2 chiacchiere su cosa fare se siete in questa situazione. Quindi siete nella situazione in cui avete trovato una strategia, magari vi siete iscritti a dropshippingchilometrizero.com, avete trovato una strategia di successo per vendere su eBay dropshipping, ma avete il problema che non avete il capitale, oppure che i soldi vengono bloccati e non volete mettere i vostri soldi. Bene ragazzi, in questo caso il problema siete voi, non è PayPal, perché come dico sempre, dropshipping è un'attività commerciale ad alto volume monetario,
a bassi margini o medio margini, difficile avere alti margini. Questo non significa che non si può marginare, significa semplicemente che per avendo margini medi o margini bassi dovete semplicemente vendere molto di più, ma questo vale per tutti i business in dropshipping. Quindi significa che è un'attività commerciale, dovete essere pronti, dovete avere un capitale. Se voi non siete pronti a investire capitale, tra l'altro non è nemmeno esagerato, perché nel caso di eBay, dropshipping su eBay, a differenza del dropshipping su Amazon che è molto diverso, sul dropshipping su eBay è facile carburare e autoalimentarsi, perché il punto di ogni attività commerciale, il primo obiettivo, ok, qualsiasi attività commerciale è lanciate, è a generare cash flow per stare all'attivo, per stare da sola senza che gli investitori gli mettano capitale. Okay? Questo è il primo obiettivo di qualsiasi azienda. Una volta che c'è cash flow all'attivo, bisogna poi occuparsi di limare i margini, il sistema, e da quel cash flow far uscire gli stipendi, far uscire i dividendi, far uscire tutto il resto. Ora, il sistema è uguale sia che voi fatturiate 1000 euro al mese sia che voi fatturiate 100.000 al mese, il sistema non cambia, dovete avere cash flow. Se voi non avete cash flow, quindi state iniziando perché PayPal vi taglia le gambe, vi taglia il cash flow inizialmente bloccando i pagamenti, c'è solo un modo: iniettare capitale nel business. Quindi mettete del capitale, fate una stima di quanto vi possa servire per iniziare a carburare. Nel caso del dropshipping su eBay non dovrebbe essere molto, perché come vi ho detto è facile andare a carburare. La cifra che solitamente vedo tra i miei studenti e tra la mia esperienza, che ormai, anche se ormai sono passati diversi anni, è la cifra può andare dai 500 fino ai 2-3 mila euro di capitale iniziale. Ragazzi, che non sono soldi che spendete, perché questo lo dovete capire, non sono soldi che voi uscite di tasca, sono soldi che voi iniettate per avviare l'attività, per avviare il business. Non sono soldi che voi spendete, perché il dropshipping non è un'attività in cui dovete comprare uno stock, quindi non sono soldi che voi anticipate e non sapete se vi tornano, sono soldi che vi tornano. Quindi iniettate questo diamine di capitale nell'attività. Anche più capitale iniettate, più potete scalare, e più prima PayPal vi sbloccherà questa prigionia dei pagamenti. Quindi iniettate capitale. Quando iniettate capitale, dedicate anche parte del capitale all'investimento. Investite sugli account eBay, sul negozio, sulle istruzioni, su software, sulla formazione, sulla merch, sui fornitori, sui margini, tagliate i margini per fare storico nell'account eBay, quindi vendete a prezzi più bassi, andate in pari o vendete in perdita, così che il vostro account eBay fa storico, il vostro PayPal fa storico, aumentate i vostri feedback, aumentate la vostra storicità di vendita. Poi pensate a marginare, trovate prodotti vincenti, cioè c'è tutto un discorso. Potete anche investire denaro, anzi dovete investire denaro, però se siete nella situazione in cui, ragazzi, mi contattate persone voi chiedendo aiuto, perché PayPal, che avete iniziato a fare dropshipping, PayPal vi ha bloccato 50 euro, non sapete come andare avanti. Ragazzi, se non avete nemmeno 50 euro da anticipare o non volete anticiparli, lasciate stare. Ma non lasciate stare il dropshipping su eBay, lasciate stare proprio l'attività. Non siete nelle condizioni di fare business, qualsiasi business, se non avete nemmeno 50-100 euro, ragazzi, per evadere un ordine e aspettare 20 giorni, aspettare 7 giorni. Non siete nelle condizioni di fare attività. Lasciate stare. Se non volete, cioè se avete i soldi e non volete metterli, non avete il mindset, non avete la mentalità, andate a lavorare. Non fa per voi fare business, fare attività, sia che sia online, sia che sia un ristorante offline, non fa per voi, non avete la mentalità, non ci fa niente, non tutti abbiamo la mentalità, non tutti hanno la mentalità, ma non sia, perché l'imprenditoria significa inserire denaro a rischio, significa rischiare, è proprio il core dell'imprenditoria. Se non volete rischiare, se non siete propensi a rischio, non siete propensi a fare attività, lasciate stare, non andate a lavorare, cercate un impiego dove avete lo stipendio fisso, dove scambiate il vostro tempo per denaro, ed è la miglior cosa che potete fare a voi stessi.
non vi stressate. Se non avete soldi, ma siete propensi ai rischi, allora è un altro discorso. In quel caso vi manca la materia prima di scambio. Semplicemente, ragazzi, non c'è una soluzione a questo. Risparmiate, dovete aumentare il vostro patrimonio. Che se non avete almeno 1.000-2.000 euro di lato, a parte che non potete iniziare qualsiasi tipo di attività, ma non avete problemi più gravi di iniziare un'attività, ragazzi, perché i soldi di lato, un patrimonio, un cuscino serve a tutti, non solo per l'attività, ma ti può succedere da qualunque cosa. Puoi avere bisogno di cash, puoi avere bisogno di soldi immediati da prendere, quindi devi prima di tutto risparmia, sistema la tua situazione finanziaria e poi pensi a investire, poi pensi a fare business. Se hai meno di 1.000 euro puoi iniziare. Io personalmente, quando iniziai a fare dropshipping su eBay 10 anni fa, ho iniziato a costo zero. Ma come ho iniziato a costo zero? Ho iniziato a costo zero perché PayPal ovviamente mi bloccava i soldi, ma ho iniziato a costo zero perché allora utilizzavo un software gestionale che mi permetteva di pagare il mese dopo, quindi non ho anticipato soldi di software. Questo software non lo nomino qua perché non ve lo consiglio, perché poi l'ho lasciato, infatti, dopo 8 mesi di utilizzo. eBay le fatture se le faceva pagare a un mese, e per evadere gli ordini utilizzavo una carta di credito, un American Express, e quindi sono riuscito ad alimentare il business da zero senza soldi. Ma questo non è che senza soldi, ho sempre anticipato il denaro, però la carta di credito l'ho anticipato per me. Ma attenzione, avevo i soldi, li avevo, utilizzavo la carta di credito semplicemente per avere cash flow libero e semplicemente per accumulare anche punti, che come sapete American Express le carte vi danno il cashback, vi danno punti, ma ce li avevo. Se doveva succedere qualcosa, dice, avevo una truffa, se un pacco veniva danneggiato, qualsiasi cosa, avevo i soldi per coprire le perdite. Questo è per dirvi, si può iniziare a spesa zero, io l'ho fatto, ma non significa che non devi avere capitale. Puoi iniziare, ovviamente il vantaggio di eBay è avere traffico gratuito, significa che puoi iniziare anche con capitali bassi. Se hai 200 euro, 100 euro, 300 euro, 500 euro, puoi iniziare. Non è la situazione ideale, il processo sarà più lento, ma puoi iniziare, proprio perché il traffico è gratuito, non hai sponsorizzato, non hai nulla da pagare, oltre che il software, che puoi iniziare a cifre basse, e quindi puoi iniziare anche con qualche centinaio di euro, e man mano che scala. Ovviamente, ragazzi, per raggiungere certe cifre ci starai più tempo rispetto a chi ha capitale, perché dovrai stare attento a scalare, non puoi scalare troppo perché non hai soldi poi da anticipare, quindi ci starai più tempo, ma puoi farlo se sei in questa situazione. Quindi magari scrivi a info@poororganization.com e noi ti possiamo aiutare. Siamo un'azienda di consulting, siamo un'azienda di consulenza su dropshipping eBay, gestiamo diversi negozi Amazon, ci occupiamo di processo di pagamento, se non lo sai, perché molti ancora non lo hanno capito, molti di voi mi seguono, che dietro c'è una struttura, abbiamo molti negozi, abbiamo molti clienti, e quindi ci occupiamo di questo principalmente. Ricordati di iscriverti al canale, di mettere like, prometto che tornerò più attivo per portarvi tanto contenuto gratuito sull'argomento, perché non lo troverete altrove, sono l'unico che tratta questi argomenti in Italia. Grazie di avermi seguito, ciao ragazzi, alla prossima.